Innanzitutto vi chiediamo come sta procedendo il lavoro in commissione, a che punto siamo. No, il lavoro, come sta succedendo ormai in questi giorni, sta procedendo molto a rilento per il semplice motivo che, come sempre, come abbiamo già visto anche sul decreto del fare, il governo arriva molte volte impreparato, non prepara le relazioni, sui nostri emendamenti arriva con delle risposte che non sono chiare, non sono specifiche, e poi il voto e il parere contrario del governo non è mai in un qualche modo giustificabile con dei dati o delle motivazioni. Tant'è che le nostre proposte in questi giorni sono state parecchie. Noi abbiamo proposto dalla questione dei macchinisti, per esempio, c'è tutto il personale viaggiante sui treni che in questo momento qua, per un errore formale della legge Fornero, non viene ritenuto personale che fa dei lavori usuranti, quindi al posto di andare in pensione a 57 anni si ritrovano a dover andare in pensione a 67. L'hanno capito, ma ancora una volta ce l'hanno bocciato, e quindi voi immaginate del personale, dei macchinisti che controllano dei treni ad alta velocità che viaggiano a 280-300 km orari, come possono fare a continuare a viaggiare, continuare a lavorare a 67 anni quando sono dichiarati lavori usuranti. Quindi questo era il nostro emendamento che è stato bocciato, così come tanti altri emendamenti che vengono bocciati. Poi il problema fondamentale è che ci ritroviamo con una serie di marchette, bisogna chiamarle col loro vero nome, di deputati o di ministri stessi che arrivano chiedendo dei soldi e delle risorse per delle fondazioni nello specifico di cui loro fanno parte o di cui loro sono nel consiglio di amministrazione, o di situazioni per esempio territoriali, localistiche e microsettoriali. L'esempio per esempio è quello della tranvia di Padova, che viene richiesta direttamente dal ministro Zanonato, che è l'ex sindaco di Padova, e ciò non può naturalmente andare bene in una legge di stabilità dove ci sono dei riferimenti per cui nella legge stessa è scritto non si possono avere delle azioni che sono localistiche. Ecco, Renato Brunetta ha detto che in commissione in questo momento sembra di essere in un SUC, siete d'accordo? Quindi anche su questo si sta creando questo strano asse Movimento 5 Stelle Forza Italia? Allora, è vero che siamo in un SUC in questo momento, il problema è che l'onorevole Brunetta io in 4 giorni non l'ho mai visto. Fate un po' voi, quindi ancora una volta delle persone che parlano di questioni che in realtà io in 4 giorni, ieri notte noi abbiamo fatto 3:30 di notte, io non ho visto l'onorevole Brunetta, ci sono dei suoi colleghi di Forza Italia che sono lì presenti, ma Brunetta che parla direttamente in prima persona dicendo di aver visto delle marchette o di aver visto il SUC, in realtà non ha fatto altro che leggere i nostri post su Facebook e riportare quello che noi stiamo dicendo. Non c'è nessun asse, noi come sempre se ci sono degli emendamenti presentati dai partiti che oggettivamente hanno un'importanza li votiamo, così come finora in 9 mesi è sempre stato. Abbiamo sempre presentato degli emendamenti importanti, oggettivamente forti, e abbiamo cercato di convincere i vari partiti a votarceli, e così è successo anche in passato. Adesso quello che comunicativamente si vuol far credere che ci sia un asse Forza Italia Movimento 5 Stelle è completamente infondato, perché non ci si può basare su degli emendamenti votati per dire questo. Noi come sempre continuiamo a fare il nostro lavoro. Ultima domanda, si parla del voto di fiducia, sapete a questo punto se effettivamente verrà chiesto il voto di fiducia sulla legge di stabilità? Beh, è probabile, per 2 semplici motivi. Il governo è arrivato in ritardo con questa legge di stabilità e si ritrova a dover discutere in aula con estremo ritardo questa legge di stabilità. Non per chissà quale motivo, in realtà il ritardo è a loro dovuto, sono loro responsabili di questo ritardo, quindi probabilmente non permetteranno la discussione in aula e richiederanno il voto di fiducia. Anche perché c'è ancora in ballo quel benedetto decreto sulle province che in realtà entro fine anno bisognerebbe approvare alla Camera. Quindi cercheranno di far di tutto per velocizzare i tempi e ad andare a votare anche quel decreto delle province che, come ricordiamo, in realtà le province non le abolisce ma crea delle nuove città metropolitane che sono altri enti inutili come le province stesse. Ecco, ringraziamo Soria, al Gianluca